Grazie infinite Patrizia e inviterei la relatrice successiva per parlarci ancora di diagnosi genetica preimpianto, la dottoressa Giulia Caffueri, biologa presso il SISMER, centro con storica esperienza di questa procedura. Allora, buonasera a tutti, io sono Giulia Caffueri e sono embriologa presso il SISMER dal 2011. La mia presentazione voleva avere, rispetto a quella della dottoressa Ciotti, un'analisi un po' più critica di quello che è stato appunto il recepimento del decreto del 2010 proprio nell'ambito specifico della diagnosi preimpianto. Sappiamo che in generale il recepimento della normativa italiana del decreto del 2010 ha sicuramente comportato una serie di sfide vere e proprie, di disagi, perché ha posto l'accento su tutti i processi, tutte le diverse fasi del processo di PMA, dalle primissime fasi di approvvigionamento alla lavorazione, allo stoccaggio, ponendo soprattutto l'accento su quelli che erano le principali responsabilità nell'ambito della qualità, della sicurezza, che si andavano poi ad affiancare alle buone pratiche di laboratorio che venivano già effettuate precedentemente. Cosa ci si aspettava quindi? Qual era l'obiettivo? Sostanzialmente di costituire un sistema che fosse sicuro. Sicuro sia per gli operatori ma soprattutto per i pazienti, perché parlando di diagnosi preimpianto noi dobbiamo poter dare una risposta che sia efficace ed efficiente. Avere un sistema in cui è sicuramente fondamentale garantire la tracciabilità. Se pensiamo che la diagnosi preimpianto consiste nel prelevare una cellula e darne una diagnosi, è fondamentale che ci sia una tracciabilità perfetta del blastomero, della cellula che io vado ad analizzare e dell'embrione che andrò a trasferire. Andare anche a valutare quella che è la qualità del mio processo e quindi cosa posso fare. Posso inserire all'interno del mio processo degli indicatori sentinella che mi dicano se quello che io eseguo è effettivamente qualitativamente ottimale e ovviamente ottenere risultati migliori, ovvero il bambino. In generale sappiamo che la diagnosi preimpianto, quindi PGD e PGS, è un insieme di procedure estremamente sofisticate che ci permettono di identificare da un lato malattie genetiche o anomalie strutturali, quindi PGD, dall'altro anomalie cromosomiche di tipo numerico. Queste tecniche vengono applicate, sappiamo, su embrioni generati in vitro, quindi dobbiamo pensare a coppie che presentano un elevato rischio riproduttivo e che si rivolgono al centro di PMA. Qual è la prima problematica? Sicuramente andare a far collaborare diverse unità operative, perché all'interno del centro PMA abbiamo l'unità operativa del laboratorio in sé che deve collaborare con il laboratorio di diagnosi. Ma ovviamente è fondamentale che questa collaborazione sia efficace per ottenere il risultato ultimo, che è appunto il bambino, come abbiamo già detto. Il percorso è sicuramente complesso perché si necessita innanzitutto nella parte della PMA, pratica di laboratorio, una serie di prerequisiti e soprattutto perché è responsabilità del centro PMA garantire la gestione della paziente da tutti i punti di vista. Quindi ribadisco che è fondamentale che ci sia una perfetta programmazione ed organizzazione per ottenere il risultato migliore. Per quello che riguarda i requisiti fondamentali del laboratorio PMA in sé, bisogna sicuramente garantire che ci sia una disponibilità, ovviamente, di tutte le metodiche che mi permettano di ottenere la materia prima da analizzare, quindi l'embrione. Devo essere inoltre in grado di sostenere nel modo più efficace possibile per ottimizzare i risultati una coltura dell'embrione fino ad arrivare alla blastocisti e avere soprattutto un comprovato efficace sistema di crioconservazione, sia questo di ovociti, di embrioni o di blastocisti. Questo però non basta,
Bisogna avere un personale selezionato e che abbia comprovata esperienza per l'esecuzione delle tecniche, soprattutto come nel caso della biopsia embrionale. E soprattutto lavorare secondo la normativa vigente, avendo a disposizione un sistema di qualità che sia efficace e che mi permetta un continuo miglioramento. Quindi è fondamentale produrre degli embrioni con tecnica ICSI, anche secondo le linee guida dell'Escere, per impedire qualsiasi tipo di contaminazione di DNA esterno, riuscire a stabilire in modo efficace colture embrionali pre e post biopsia, biopsizzare le cellule, la cellula singola nel caso dell'embrione in terza giornata o il trofectoderma, e arrivare al culmine del ciclo, che può essere il trasferimento dell'embrione oppure la crioconservazione. Questo è possibile grazie appunto all'impiego di personale che sia altamente specializzato e che abbia una comprovata esperienza e abbia soprattutto avuto un training preliminare. Per garantire questo, in SISMER abbiamo introdotto il cosiddetto logbook, ovvero un vero e proprio diario giornaliero dove l'embriologo deve indicare giorno per giorno il numero di procedure eseguite. Per poter arrivare ad un numero minimo richiesto, che sta a simboleggiare l'apprendimento della tecnica, fase primaria di apprendimento in cui l'embriologo deve essere monitorato costantemente da un visore o comunque dal responsabile dell'unità operativa, fino poi ad arrivare all'apprendimento della tecnica vero e proprio e alla fase di mantenimento, in cui una volta che l'embriologo si comprova essere autonomo per una determinata tecnica, è necessario esclusivamente eseguire un numero minimo di tecniche mensilmente per garantirne il mantenimento. Tutto questo, sempre ribadiamo, per garantire un processo che sia sicuro per l'operatore e per il paziente. Risulta quindi fondamentale avere a disposizione un sistema di gestione della qualità che mi permette da un lato di standardizzare tutte le procedure grazie appunto all'utilizzo di istruzioni operative e dall'altro appunto di inserire i miei indicatori di qualità, come per esempio può essere in questo caso valutare l'efficacia o l'innocuità della biopsia embrionale che un particolare embriologo esegue. Quindi le procedure da un lato mi permettono e mi garantiscono una descrizione dettagliata su quella che è l'esecuzione tecnica, dall'altra mi devono indurre a costruire un sistema che sia in tutte le sue fasi possibile da tracciare. Presso SISMER noi eseguiamo sostanzialmente due tipologie di analisi preimpianto. Andiamo ad analizzare i globuli polari, questo è un esempio di istruzione operativa che noi abbiamo attualmente in uso, dove è descritto innanzitutto lo scopo, che nel caso della biopsia dei globuli polari è quello di andare ad analizzare l'assetto cromosomico dell'ovocita in pazienti che di fatti hanno un elevato rischio di produrre ovociti con anomalie cromosomiche. Le tecniche di elezione che sono state usate in questi anni sono state innanzitutto ovviamente la FISH, ma al momento siamo passati totalmente all'RSGH. Altra tecnica che seguiamo è la biopsia embrionale, dove noi andiamo a considerare come embrione comunque nello scopo la possibilità di prelevare una cellula in embrioni dal giorno più 3 al giorno più 5, quindi in quel caso la blastocisti. Anche in questo caso si descrivono le due diverse varianti, quindi l'analisi delle cellule attraverso la FISH, l'analisi delle cellule attraverso l'RSGH. In entrambi i casi però si pone un accento fondamentale sulla responsabilità. La responsabilità è in primis del personale tecnico di laboratorio di PMA che si deve occupare di tutta la fase preliminare, quindi la produzione, possiamo dire, in vitro dell'embrione da analizzare, la scelta dell'embrione ottimale per poter dare una diagnosi che sia efficace. Poi, in secondo luogo, la responsabilità della diagnosi vera e propria che spetta al laboratorio di appunto genetica, con la supervisione sempre del responsabile dell'unità operativa del laboratorio di PMA, che ha il compito comunque di andare a valutare e a vigilare sulla corretta applicazione di tutte le fasi delle istruzioni operative.
Cosa risulta fondamentale? Appunto la tracciabilità. In generale sappiamo che la tracciabilità consiste nella possibilità di poter ricostruire la storia di qualsiasi prodotto, della sua produzione, nel nostro caso l'approvvigionamento, alla sua distribuzione. Quindi parliamo di tutta la plasticheria e il materiale monouso che entra in contatto con il materiale, dei terreni di coltura, della strumentazione e non per ultimi gameti ed embrioni. In questo caso cosa vuol dire tracciabilità? La tracciabilità di ogni zigote ed embrione sul quale è stata effettuata la biopsia e la cellula in sé prelevata. Com'è possibile farlo in modo sicuro? Sicuramente utilizzando una identificazione univoca. Come qui potete vedere ho schematizzato innanzitutto un primo esempio di tracciabilità, in questo caso del cognome della paziente e il numero dell'embrione che andiamo ad analizzare. Questa tracciabilità si deve perpetuare per tutto il processo fino ad ottenere la diagnosi di quel determinato embrione. Per cui in SISMER la norma è associare ad ogni embrione analizzato un numero che sia progressivo. Questo numero viene quindi utilizzato, questo codice, per marcare ogni plasticheria, ogni materiale che entra in contatto con quel particolare, con quella particolare cellula, e si deve mantenere per tutto il processo. Quindi nella fase vera e propria di analisi, in questo caso c'è un esempio di analisi con l'array CGH, e deve corrispondere per ultimo nel referto vero e proprio, questo per esempio è un grafico di RSGH, appunto con lo stesso codice univoco. Tuttavia diciamo che sulla carta è un sistema che funziona benissimo, ma questo non è sufficiente, perché ci potrebbe anche in questo caso nella posizione di questo codice univoco essere un errore da parte dell'operatore. Per cui quello che è fondamentale fare è porsi dei double checkpoint, quindi effettuare un'analisi di tutto il processo, stabilire quelli che sono i punti critici, solitamente l'analisi dei gameti, ma come potete vedere anche in questo caso la PGD, e stabilire che in quella particolare fase del processo è fondamentale che ci sia un doppio controllo di cui abbiamo parlato fino ad ora, dove per l'appunto è tanto responsabile il primo operatore quanto il controllo, e risulta essere fondamentale il fatto che il controllo è appunto corresponsabile, motivo per cui questo tipo di witness deve essere effettuata con estrema criticità, perché comporterebbe ovviamente delle problematiche molto grandi. Cosa possiamo dire per concludere? Che sicuramente stabilire un sistema di questo tipo di controllo è molto complesso, è un processo molto laborioso in termini di tempo, in termini anche di energie, di investimento dell'azienda verso il proprio personale. Avere un sistema di gestione della qualità standardizzato alle spalle sicuramente aiuta. Nel caso specifico del SISMER noi siamo certificati ISO già dal 98. E questo sicuramente ci ha aiutati, perché avevamo alle spalle già un background molto solido di istruzioni operative. Tuttavia si può sempre migliorare, raggiungere la perfezione magari non si può, però sicuramente si possono trovare dei metodi sempre più efficaci che mi permettono di ottenere lo stesso risultato con minor dispendio di energie. Grazie.